La partita Juventus-Lecce, conclusi per 1-0 a favore dei bianconeri, apre il turno infrasettimanale, che rappresenta insomma l'inizio della sesta giornata di campionato. Partita appunto finita per 1-0, grazie al gol di Milik su assist di Rabiot, un'azione un pochino confusa, cross in mezzo appunto di Rabiot e Milik sul secondo palo che batte Falcone. Una partita che fondamentalmente è stata tanto a senso unico, quanto allo stesso tempo molto rischiosa da parte della Juventus, ma quanto combattuta a livello di possesso palla, perché comunque 49% per il Lecce, 51% per la Juventus, e questo dato è foriero di una cosa, soprattutto se il tutto lo rapportiamo ai tiri in porta, perché la Juventus, andando a vedere le statistiche, 14 tiri totali, 5 in porta, il Lecce 2 totali, 0 in porta. Io interpreto queste statistiche, avendo visto anche la partita, in questo modo. È vero che la Juve ha avuto una maggiore incisività dal punto di vista offensivo, più o meno, perché secondo me 5 tiri in porta su 14 effettuati sono un po' pochini, ma allo stesso tempo ha concesso molto palla al Lecce, nel senso che comunque la Juventus si è abbassata tanto, ha concesso al Lecce questo grandissimo possesso palla, soprattutto in azione appunto alle occasioni create. E la Juventus un pochino ha applicato una tattica che mi va di chiamarla così, la tattica della catena di Andromeda. Per chi seguiva i Cavalieri dello Zodiaco, per chi li segue ancora, Senseiya è il nome originale del manga, si saprà insomma che Andromeda o Shun, a seconda della nomenclatura che prediligete, aveva due catene, una catena d'attacco e una catena di difesa. Se vi ricordate le puntate nella quale Andromeda ha affrontato il Cavaliere di Gemini o Saga, a seconda appunto della nomenclatura, vi ricordate come Andromeda utilizzava la catena di difesa per proteggersi dagli attacchi di Gemini, con la catena d'attacco, sfruttando appunto i poteri della catena e quella che poi viene chiamata onda del tuono diciamo nella saga di Nettuno, scusate, di Asgard. Faceva questa sorta di onda che poi è entrato nell'elmo dell'ologramma del Cavaliere di Gemini, arrivando fino a Arles, vale a dire il Gran Sacerdote, che era appunto il Cavaliere di Gemini. Un pochino la Juventus ha fatto così, nel senso che ha utilizzato la catena di difesa, creando queste sorte di spirali attorno al calciatore, creando questa sorta di tagliola, no? Di arma difensiva, quindi attirando Lecce nella difesa juventina, nella tre quarti juventina, appunto per imbrigliarlo. Ecco perché Lecce ha avuto questo importante possesso palla, però molto sterile. Di contro utilizzava la catena d'attacco, quindi quella col triangolino davanti. Vai a dire, utilizzando questa catena d'attacco, la Juventus l'ha tradotta in ambito calcistico con queste ripartenze molto veloci, sfruttando i vari Chiesa, i vari Cambiaso, comunque un McKennie che, per quanto non sia veloce come Weah, però comunque fa quel tipo di gioco sulla destra, e comunque anche cavallo pazzo Rabiot. Questa secondo me è stata la tattica difensiva della Juventus e il piano partita di Allegri. Poi, possa essere stato un po' rischioso come piano, decisamente sì, perché quando tu comunque sei su 1-0, comunque sei andato nel secondo tempo a cavallo del quarto d'ora di gioco, ragazzi, lì basta una distanza sbagliata, uno scivolone, che tu con una squadra che ti fa due tiri totali con zero in porta, magari quella partita la vai a pareggiare. La Juventus da un po' di anni ha questo problema, crea, ma conclude poco. Perché tu quando tiri in porta 14 volte, scusate, quando tiri 14 volte totalmente, soltanto 5 in porta, vuol dire che tu a livello difensivo hai sbagliato sia tiri in porta, come ad esempio il gol che si è mangiato Chiesa in primo tempo, o magari ti fai respingere i tiri, o magari li mandi fuori. La Juve ha bisogno di concretezza. Questa è la cosa della quale ha bisogno la Juventus. Perché ora con Lecce ti è andata bene,
ma se trovi una squadra che ha un po' più di fortuna o magari di maggior rango, basta un tiro per fare un gol. Di contro un Lecce che non mi sento di dire che abbia fatto una partita indecorosa, assolutamente no, perché il Lecce è già un miracolo che è a 11 punti, la Juve con questa vittoria lo scavalca, va a 13, ma è già un miracolo che stia lì. E vediamo questi punti in relazione a un campionato ipotetico che può fare il Lecce, che può fare il Lecce, quindi lavorare sulle squadre che ha dietro. 11 punti dopo 6 partite, con le quote salvezza di questi ultimi anni, che non sono più i vecchi 40 punti, ma sono 30-32 punti, 11 punti dopo 6 giornate, almeno che poi non fai un campionato devastante, che poi dai 15 sali ai 20 e ti fermi lì, però comunque è ancora 32 giornate avanti, beh, il Lecce sta facendo veramente ottime cose. E sarebbe ingiusto criticare Krstovic, criticare Almqvist, criticare Strefezza o questi qui, perché ragazzi è normale che non abbiano avuto delle palle importanti, perché la squadra ha giocato più bassa. Ovviamente, quando poi ha avuto il possesso palla, non si può pretendere che Lecce, quando si trova una muraglia juventina composta da i 5 difensori, i 3 centrocampisti e 2 attaccanti, che uno ti va sulla tre quarti campo e quell'altro ti sta alto, magari tenendo occupato il Pongracic o il Baschirotto la situazione. È normale che quando tu hai 9 uomini sotto la linea della palla, lì o trovi veramente la giocata stile di Marco, o trovi il cross della vita e magari qualche sbavatura juventina, o comunque la palla non la butti dentro. Ma ripeto, non mi sento di dire che Lecce abbia fatto una brutta partita, anzi, se questa è la prestazione, attenzione, non il risultato, ma se questa è la prestazione che il Lecce ha fornito contro questa Juventus, che comunque è totalmente diversa, ha rappresentato la parte bianca, la parte buona del Cavaliere di Gemini, mentre con Sassuolo è la parte brutta. Se questa è la prestazione che ha fornito Lecce, beh, non si può fare altro che rimanere fiduciosi su un campionato interessante che potrebbe fare il Lecce, perché magari Krstovic non ha tirato una volta in porta, ma comunque si è reso presenza importante nell'attacco leccese. E magari non ti segna adesso, però magari con una diretta concorrente te ne fa 2. Ma idem Almqvist. Poi D'Aversa ha tentato un pochino il cambio di modulo nel secondo tempo, togliendo Blanc, mettendo dentro Piccoli, fare questo attacco a pennelloni con Krstovic e Piccoli, con Almqvist retrocesso a centrocampo, quindi avendo come esterni, insomma, giocatori anche abbastanza veloci. Però comunque ripeto, il Lecce non mi ha assolutamente deluso, onestamente. Ha fatto la partita che doveva fare. Se non fosse entrato quel gol di Milik, magari per un pelino in fuorigioco si parlava magari di un 0-0, perché dubito che la Juventus abbia questa forza così importante da svoltare una partita nella quale è in difficoltà. O la domina, diciamo così, perdonatemi il termine, o la gestisce e fa l'1-0, il 2-0, o se va in crisi entra un po' in difficoltà la Juventus. Quindi ripeto, non mi sento di dire che Lecce abbia giocato male, ha fatto la sua partita. Poi onestamente non lo so, nel fine di partita ho trovato un po' troppo eccessiva la seconda ammonizione di Kaba. Non ho visto un intervento. Allora, io sono per le ammonizioni fatte quando il fallo è tattico, ok? Quando il fallo è un po' più violento e normale. Però così, vedendo un attimino le immagini, vedendo, non mi è parso, ragazzi, un secondo giallo da giustificare un'espulsione. Cioè, le espulsioni secondo me vanno date nelle partite un po' più cattive e più rudi, o con tanti falli tattici, o quando tu miri veramente a non far segnare gli altri in modo, tra virgolette, irregolare. Però ragazzi, non mi è sembrata una partita violenta, boh, non lo so. L'arbitro è stato un pochino, secondo me, troppo severo, diciamo così, anche se poi si parlava del 93esimo, erano stati dati 5-6 minuti di recupero.
Però insomma, una partita che la Juventus ha vinto guardando i numeri immediatamente, un Lecce comunque ha fatto il suo gioco, ma ripeto, io sarei fiducioso se fossi un tifoso del Lecce. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate. Ovviamente vi ricordo, anche se a fine video, che il 14 e 15 ottobre a Roseto degli Abruzzi si svolgerà il mio primo corso riguardo la creazione di contenuti. Io creo contenuti, il Lecce non ha creato occasioni gol, dove appunto parleremo di comparto audio, comparto video, programmi di editing, come sviluppare un contenuto, magari si può parlare anche di un'elaborazione di idea, insomma i temi sono veramente tanti. Si svolgerà sia in presenza che online e ovviamente in diretta, e qui sotto in info box trovate il contatto di riferimento al quale potete chiamare. Chiamare come fate che teler, chiamare per chiedere informazioni e per prenotarvi al corso. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!